Eccoci qui con Orazio Ruscica, presidente Snadir, docente di religione. Ruscica, appena uscito il libro, è stato pubblicato un suo libro sui docenti di religione. Se ci vuole fare una breve presentazione e spiegare un po' quali sono i nodi da sciogliere per moltissimi insegnanti di religione, precari anche di ruolo. Ma il libro percorre l'attività, cioè tutto quello che è stato fatto perché questi insegnanti di religione, da partire dal rinnovo dell'accordo concordatario fino ad oggi, questi insegnanti di religione hanno conquistato, cioè una disciplina, una professionalità, è una professionalità in divenire che a partire dal 1984 è diventata sempre più una professionalità inserita a pieno titolo all'interno della scuola, e ciò ha comportato inevitabilmente e giustamente il giusto riconoscimento per una stabilità lavorativa. Il libro percorre tutta l'azione legislativa per arrivare alla famosa legge 186 che ha stabilito l'immissione in ruolo di 15.366 docenti di religione. Datata 2003. Datata 2003, che fra qualche anno, il prossimo anno, farà quasi 20 anni farà. Ci sono due sentenze recentissime che sembrerebbero spianare la strada per altri 15.000 insegnanti di religione? Noi ci auguriamo di sì, perché la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 gennaio scorso, che è contenuta nel libro, è ben descritta nel libro, dice in modo chiaro a tutti che gli insegnanti di religione sono a pieno titolo all'interno del sistema scolastico italiano, pertanto vanno trattati alla stregua degli altri docenti delle altre discipline. Quindi nessuna disparità di trattamento con gli altri docenti, e quindi stesso trattamento anche per i precari che insegnano la religione. Però anche altri precari hanno difficoltà. Qual è la novità rispetto al passato? Diciamo che la Corte di Giustizia Europea dà ragione agli insegnanti di religione di trattarli come gli altri, pertanto per loro va subito al più presto attivata una procedura di assunzione, una procedura di assunzione straordinaria, non selettiva come è stato fatto per gli altri, quindi parità di trattamento. C'è stata poi l'altra sentenza del Consiglio di Stato, che è una vittoria per i precari che insegnano religione, che ha riconosciuto che gli insegnanti di religione precari hanno diritto alla carta docente. Ma questa non è una vittoria soltanto degli insegnanti di religione, mi piace precisarlo, è una vittoria che sì è per gli insegnanti di religione, ma che ha una ricaduta per tutti i precari che insegnano nella scuola, quindi per 150.000 precari. Precari che però al momento sono costretti a fare ricorso. Certamente, perché sappiamo che il Ministero non immediatamente provvederà a riconoscere questo diritto, per cui bisogna fare in modo che si costringa, tra virgolette, il Ministero a provvedere a più presto ad assegnare a tutti i precari la carta docente, e solo un modo c'è per costringerli a fare questo, quello di ricorrere su tutto il territorio nazionale al tribunale. Ricordiamo che si possono recuperare fino a 5 anni di anzianità? Sì, anche oltre. Io direi che possiamo recuperarle anche oltre, perché non è non è a livello stipendiale, non va in prescrizione. La buona scuola ha fatto entrare, diciamo, la legge è entrata di fatto nel 2015. Quindi ecco, sì, si può. Sono gli ultimi sette anni, che certamente è importante, perché proprio in questi ultimi 2 anni gli insegnanti di religione, in questi 2 ultimi anni che abbiamo vissuto la pandemia, gli insegnanti di religione hanno vissuto sulla loro pelle questa disparità di trattamento, perché anche loro sono dovuti dare da fare per avere gli strumenti per poter assicurare l'attività didattica in modalità da remoto, e chiaramente si vedeva che gli altri docenti di ruolo potevano fruire di questi benefici per acquistare dispositivi e loro no. Certo. Quindi
era un'ingiustizia palese, ma è un'ingiustizia palese che è stata riconosciuta quindi per gli insegnanti di religione, ci tengo a precisare, una vittoria sì degli insegnanti di religione, ma è una vittoria di tutti i precari della scuola. Un'ultima, ritorniamo ai docenti precari. È previsto un concorso per legge, nel decreto milleproroghe è stata imposta una scadenza. Nell'ultimo milleproroghe è stato di nuovo per gli insegnanti di religione precari predisposta la proroga al 2022 del bando di concorso. E noi ribadiamo che questa proroga va bene perché deve servire semplicemente ad assicurare ai docenti precari di religione con oltre 36 mesi un dispositivo di legge al più presto che venga predisposto per assicurare a questi docenti una procedura straordinaria non selettiva. Quindi noi ci auguriamo che questa proroga serva ai parlamentari per accogliere le richieste inserite nella sentenza della Corte di Giustizia Europea. Bene, ringraziamo Orazio Luscica dello SNADIR per la disponibilità. Grazie a voi.